Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, come avete visto dal piccolo video introduttivo, questo video che registro adesso è fatto in collaborazione con Fitti, che mi ha contattata chiedendomi appunto se avevo, se avessi piacere di provare un loro tè ed eventualmente, se mi fosse piaciuto, parlarne sul canale. Chiaramente, essendo io, essendo a parte i miei video si chiamano Un buon libro e una tazza di tè, ma anche la mia pagina Facebook si chiama Un buon libro e una tazza di tè, oltretutto io sono un amante dei tè, ne assaggio veramente di tutti i tipi e mi piace berlo anche più volte al giorno, quindi chiaramente ho deciso di accettare. Ovviamente ho spiegato loro che il mio canale parla di libri ed ho deciso quindi di unire le due cose parlando sì del tè che loro mi hanno inviato, ma anche allo stesso tempo del libro che stavo leggendo nel periodo in cui ho testato questo tè. Prima di tutto, anche se mi sembra inutile dirlo, ma evidentemente non lo è, io non accetto critiche su questa mia scelta, perché io non obbligo nessuno ad acquistare il tè di cui parlo. La mia opinione è completamente sincera, se non ci credete non importa, perché alla fine nessuno a me, dato che io non vengo pagata, nessuno mi obbliga a parlare bene del tè che ho ricevuto. Oltretutto, appunto, non siete obbligati ad acquistarlo, e se non volete ascoltare quello che ho da dire, potete semplicemente andare avanti e andare al punto del video in cui parlo del libro che appunto ho letto mentre assaggiavo questo tè. Lo so che sembra appunto inutile dirlo, però non voglio si creino polemiche su questo tipo di collaborazione, perché è probabilmente la mia prima collaborazione, molto piccola, ed ho semplicemente ricevuto una busta di tè da provare e basta. Quindi ecco, se invece siete degli amanti dei tè e volete scoprire qualcosa di nuovo, ve ne parlo molto brevemente. Prima di tutto vi dico che se volete acquistare il tè potete andare sul loro sito, che è fitti.it, comunque ve lo lascio scritto qui sotto, e vi faccio anche vedere un po' in generale insomma come è articolato. Praticamente sul sito trovate tutti i loro tipi di tè, quindi la scelta di gusti e soprattutto la loro filosofia, che sta nel fatto di scegliere ingredienti 100% naturali e di qualità, e soprattutto che facciano bene al corpo, quindi che siano da una parte che depurino ecco il corpo e che diano forza, tonicità, e loro indicano questi tipi di tè appropriati per le persone che fanno attività fisica, quindi consigliano di bere il tè ogni mattina per tutte le persone che appunto svolgono delle attività fisiche, quindi mettono in movimento il proprio corpo, perché questo tè li può aiutare a sostenere meglio lo sforzo e soprattutto a sentirsi più sano. Nel sito trovate anche dei vari posso dire attrezzi che si possono utilizzare insieme al tè, come può essere per esempio il filtro che ho ricevuto anche io, oppure per esempio le borracce, non so come definirle, dove è possibile inserire sia il tè che la frutta fresca, eccetera. Insomma, se una persona è interessata anche ad acquistare altri utensili da aggiungere al tè per assimilare il tè in maniere diverse, è possibile acquistare direttamente sul sito. Io ho ricevuto soltanto un pacchetto, ecco, di foglie di tè,
che vi faccio vedere, e vi faccio vedere anche gli ingredienti che erano scritti sul retro, di modo che voi potete rendervi conto di che cosa viene inserito all'interno di questi infusi. Oltretutto ho ricevuto insieme a questo anche il filtro, che devo dire è estremamente più comodo di quello che avevo prima, perché io ne avevo comprato uno all'IKEA di quelli a pinza praticamente, però tutte le volte che andavo a raccattare, che fosse camomillo, che fosse tè, insomma, mi rimanevano tutte le foglioline sul bordo e quindi non si chiudeva mai perfettamente. Questo chiaramente è un pochino più comodo, anzi è molto più comodo, perché raccatta come se fosse un piccolo contenitore le fogline di tè, e poi aggiungiamo il pezzo superiore che è semplicemente un tappo. Il gusto per me è molto buono, e non lo dico con sincerità, perché è un gusto molto forte prima di tutto, è profumato e poi effettivamente è buonissimo, tanto che io quando nello sportello, insomma nel mobiletto della cucina dove l'ho messo, ogni volta che lo apro mi arriva proprio l'ondata di profumo proveniente da questo tè. Bene, questo è quello che io penso di questo tè dopo averlo assaggiato e dopo averlo provato. Se anche a voi interessa acquistarlo, potete utilizzare un codice sconto che vi lascio qui sotto, che è comunque MartinaMars10, per avere appunto un po' di sconto sul vostro acquisto. Passiamo adesso al libro che ho letto, mentre testavo questo tè. Il libro in questione è Gesù e le donne di Enzo Bianchi. Allora, prima di tutto parliamo di chi sia Enzo Bianchi. Enzo Bianchi è nato, se non erro, nel 43, quindi dovrebbe avere, se non ho fatto male i conti, 74 anni quest'anno. Ed è il fondatore di una comunità monastica a Bose. Praticamente lui è sì un monaco, però insomma leggendo la sua biografia ci accorgiamo che ha qualcosa di particolare rispetto a ciò a cui siamo abituati, perché lui sin da giovane ha mostrato un grande interesse per sì la religione cristiana, ma in generale per la religione, e soprattutto per diciamo lui si è sempre dimostrato interessato alla vita che veniva descritta all'interno del Vangelo, quindi cercare di seguire gli insegnamenti che troviamo all'interno del Vangelo, quindi quelli che sono stati detti da Gesù, e non tanto quelli che la Chiesa ha creato con il passare dei secoli, ecco, per capirsi. È una persona che ha vissuto sempre la sua vita in maniera semplice, lavorando, entrando in contatto con le persone, cercando di vivere in maniera semplice e genuina. Lui infatti all'inizio addirittura, a parte che è laureato, mi sembra in economia se non erro, dopo gli studi si è ritirato per 3 anni per vivere diciamo in solitudine, pregando e meditando, e poi alcune persone sono aggiunte a lui, si sono aggregate a lui, e quindi è nata questa piccola comunità monastica, e lui è sempre voluto rimanere all'interno di questa, perché lui ci teneva a rimanere laico e quindi un monaco che vive nella più completa semplicità. Ha ricevuto negli anni 2 lauree honoris, è un uomo che ha sempre scritto molto, ha scritto sulla Repubblica, ha scritto per il giornale, per altri quotidiani o periodici italiani, per alcuni periodici francesi. E inoltre è sempre stato investito di riconoscimenti sia da Papa Benedetto XVI che da Papa Francesco. Ha pubblicato anche diversi libri che hanno ricevuto anche dei premi letterari, e uno di questi è Ogni cosa alla sua stagione, che vi lascio qui e che io ho letto e adorato. Veramente è rientrato tra i miei libri preferiti. Recentemente ha appunto pubblicato un altro libro che era Gesù e le donne, e quindi ho deciso subito di acquistarlo e di leggerlo. In questo libro Enzo Bianchi parla, praticamente analizza ogni scena del Vangelo in cui sono presenti le donne, e soprattutto insomma ci spiega i vari passaggi in cui Gesù entra in contatto con la donna, e quindi fa capire quanto lui volesse dare importanza alla figura femminile, che calandosi insomma nella mentalità dell'epoca era veramente una cosa non innovativa, di più. Oltretutto lui afferma che col passare del tempo, secondo lui, gli insegnamenti che vengono dal Vangelo e che poi la Chiesa ha diffuso, si siano un po', diciamo, siano rimasti un po' schiavi della mentalità dell'epoca, e quindi abbiano
teso a lasciare in disparte le donne. Ecco, lui dice, anche soltanto in questi quattro che sono stati scelti, in cui molto spesso gli stessi autori volevano lasciare in disparte e nascondere la presenza femminile, anche qui si vede quanto le donne fossero state importanti nella vita di Gesù, quanto lui gli avesse dato importanza, e quindi è difficile anche nasconderlo, anche per coloro che effettivamente volevano farlo. Ecco. E oltretutto lui in questo libro parla, si riferisce anche a tantissime altre opere, sia appunto Vangeli che non rientrano tra i quattro, si riferisce anche a altri documenti scritti nei vari secoli, quindi più antichi, più moderni, sulla figura femminile. Insomma, si vede che è un uomo che ha studiato tanto per poter parlare di questo. Secondo me è un messaggio molto molto importante quello che viene comunicato da Enzo Bianchi, perché obiettivamente su questo fronte la Chiesa Cattolica ha magari delle mancanze, o comunque per certi versi può risultare ancora oggi un po' arretrata. Ecco, lui invece riesce a riscattare la figura femminile, a far capire quanto Gesù avesse contato sulle donne, avesse dato loro ruoli importanti all'interno del suo cammino, della sua vita, del suo progetto, e quindi rivaluta le donne come necessarie allo stesso livello degli uomini. Ecco. Oltretutto io di solito non sottolineo mai i libri, ma in questo libro ho dovuto assolutamente sottolineare delle parti, perché secondo me si traggono degli insegnamenti profondissimi, e soprattutto lui riesce a analizzare passi del Vangelo che a volte possono sembrarci troppo antichi o incomprensibili letti con la mentalità di oggi. Ecco, lui riesce a spiegarli in chiave moderna, quindi a farci capire qual è il modo migliore di comportarsi oggigiorno, tenendo conto che la mentalità che dell'epoca, insomma intorno all'anno zero, era ovviamente agli antipodi rispetto a quella che c'è adesso, e nonostante questo si riesce comunque a trarre insegnamenti che sono eterni e che valgono per sempre. È per questo che quindi l'ho trovato veramente stimolante, intelligente, mi ha fatto riflettere e bello. Ecco, insomma, quando uno termina i libri così ha sempre un animo sollevato, ha speranza per il futuro, speranza nel prossimo, e credo che sia una probabilmente l'obiettivo principale di una persona come Enzo Bianchi, appunto. Inoltre io vorrei sottolineare che questo libro non è assolutamente consigliato solo per le persone cattoliche, perché come ha detto proprio qualche giorno fa anche Lenia Zodiaco, lei leggeva un libro che parlava di, se non erro, di omosessualità, e lei diceva non è obbligatorio essere omosessuali per leggere un libro che parla di questo. Ecco, perché molto spesso noi pensiamo, io sono eterosessuale quindi questo argomento non mi interessa. Io posso dirvi assolutamente che Gesù e le donne, anche se non siete o credenti o se non siete cattolici, è un libro molto bello da leggere, perché è da una parte anche una profondissima analisi storica. Inoltre lui è una persona che non si è mai tirata indietro quando c'era da dire qualcosa anche contro il mondo al quale appartiene. Ecco, ultimo aneddoto su questo libro è il fatto che io ho conosciuto qualche settimana fa Enzo Bianchi. Lui è praticamente ha il compito all'interno della chiesa di insegnare ad evangelizzare, ecco, quindi fa degli incontri con i fedeli per far capire qual è il modo migliore per portare avanti gli insegnamenti della nostra religione nel mondo moderno che c'è adesso. Ecco, ed è molto coi piedi per terra, ecco, per capirsi, è molto attuale, molto intelligente, e soprattutto non è uno che parla di cose campate in aria. Ecco, è molto terreno, cioè secondo me è proprio quello di cui c'è bisogno, ovvero di riuscire a capire nella nostra quotidianità come riuscire a portare avanti insegnamenti migliori che la nostra religione porta avanti. Allora sono andata alla questa cattedrale dove lui faceva l'incontro. La cattedrale era piena nonostante fuori ci fosse il diluvio universale, fosse freddo, veramente avevo le mani congelate, però la chiesa era piena. Lui ha fatto un bellissimo discorso basandosi anche sulle parole di Papa Francesco, e alla fine io non sapevo come fare a chiedergli di autografare il mio libro, e perché insomma c'erano le televisioni, sono andata ad intervistarlo, quindi ecco, era una cosa un po' complicata. E invece siamo riusciti ad avvicinarci, lui è stato gentilissimo, gli ho chiesto se poteva autografare il mio libro e lui l'ha fatto senza problemi, quindi
Ecco qua, vi faccio vedere. Con simpatia, Enzo Bianchi. Anche questo rientra tra i miei libri autografati. Per adesso ne ho tre. Ho il suo, libro Splendore della Mazzantini e Teutoburgo di Valerio Massimo Manfredi. Quindi sono felicissima. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi abbia interessato, lo so che libri del genere non sono molto comuni su YouTube, però avevo piacere di condividere con voi la mia lettura perché a me è piaciuta molto e magari potrebbe interessare anche qualcuno di voi. E niente, noi ci vediamo prossimamente con un altro video, ciao!